Buonasera a tutti, iniziamo. Intanto grazie, grazie a voi per essere intervenuti, grazie a Giovanni per il tour de force solito che fa la mia Macerata. Veniamo da una o due giorni piuttosto intensa per chi è qua e ha già fatto il laboratorio. Per chi insomma magari non lo sa, abbiamo fatto appunto questo laboratorio di due giorni che si chiama Raccontare eventi, e Raccontare eventi, oltre al titolo evocativo, diciamo, ha anche un senso ovviamente che riguarda i 20 anni dello spazio in cui ci troviamo, il centro sociale Sisma. Il laboratorio è partito, insomma, diciamo, la scusa iniziale, i documenti su cui abbiamo lavorato riguardavano proprio la storia del centro sociale, quindi documenti che partivano dall'articolo di giornale che parlava della nascita del sisma, varie iniziative, comunicati, foto dalla Valsusa piuttosto che dal Brennero, piuttosto che manifestazioni e quant'altro. Quindi sono stati il punto di partenza per un percorso che ci ha fatto fare Giovanni attraverso gli strumenti, le tecniche e quant'altro che riguardano la narrazione. E il tema di questa sera è proprio narrazione immaginaria. Abbiamo scelto di affrontare queste tematiche perché secondo noi sono centrali in assoluto, in generale, e sono centrali in questo periodo, in questa fase storica, politica, sociale, culturale, perché riteniamo che molto spesso sia una cosa deficitaria per chi, per i movimenti, per chi comunque si occupa di determinate tematiche, l'approccio che molto spesso si tiene rispetto alle narrazioni, rispetto alle creazioni di immaginario. Molto spesso cose, iniziative bellissime, sia da un punto di vista culturale piuttosto che politico, si perdono, cioè non hanno continuità nel tempo, proprio perché non si riesce a costruire su di loro un immaginario, cioè, o meglio, ancora più partendo più lontano, non si riesce a raccontarle in maniera efficace. O, ad esempio, non si riesce a costruire un immaginario che va contro a quello dominante. Prima, una delle tematiche di cui parlavamo in questi due giorni è stata quella del terremoto. Ad esempio, sul terremoto, probabilmente, nonostante molti tentativi, eccetera, non si è riusciti a costruire una narrazione contraria a quella che è stata fatta dai media mainstream e non solo dalle istituzioni. Questo chiaramente è un problema enorme, perché l'abbiamo visto in questi due giorni, ma banalmente lo viviamo nella nostra quotidianità. La narrazione non è semplicemente una costruzione che rende più bella un'iniziativa piuttosto che più appetibile. Dentro la narrazione ci sono anche i contenuti, cioè c'è una realtà, cioè vengono determinati dei fatti attraverso la narrazione. Tornando al discorso del terremoto, sappiamo benissimo che il racconto del terremoto, specialmente nella prima fase, ha determinato l'aiuto in determinati territori e l'abbandono di altri, ad esempio. Quindi, per fare un esempio materiale che ha creato delle ricadute molto pratiche. Ovviamente questa sera proveremo a iniziare un ragionamento sulla narrazione e sull'immaginario, e proveremo a farlo con Giovanni, con Booming 2, che è il capo, se il capo. Tanto perde qualche pezzo, perché ovviamente se ne occupa da anni, se ne occupa singolarmente, se ne occupa con il collettivo di scrittori Booming, e se ne occupa anche in tutti i progetti, diciamo, collaterali che riguardano il collettivo, da JAP fino a... No, adesso sembra... Vediamo. Da JAP fino a tutti i, diciamo, collettivi minori che sono nati da quell'esperienza, il Prisma Molotov, piuttosto che Nicoletta Bourbaki e quant'altro. Quindi iniziamo con
diciamo, una domanda, appunto, la domanda delle domande: perché è importante creare un immaginario? Cioè, qual è la sua funzione? Perché è così? Perché ne parliamo questa sera, o in generale è uno dei problemi che molto spesso si affrontano? Sì, allora è la domanda delle domande. Intanto buonasera a tutti e a tutti, e grazie anche da parte mia di essere qui. Io proverei a scindere questa domanda in qualche questione più piccola, nel senso che la questione dell'immaginario è ovviamente molto vasta e complessa, però la possiamo prendere da altri punti di vista, analizzando altri aspetti che la costituiscono. Un primo aspetto, insomma, poi chiaramente io butto lì un po' di cose, poi Simone affronta varie domande, poi chiaramente, insomma, chiederei a voi di intervenire, cerchiamo di rendere la cosa il più dialogica possibile. La prima questione che mi sembra interessante è quella delle narrazioni, che ancora non sono l'immaginario, ne possono essere una parte, possono contribuire a svilupparlo, possono indirizzarlo in qualche modo, possono aiutare un immaginario a diventare egemone, a diffondersi. Però ecco, prima partirei dalla questione delle narrazioni. Perché è importante raccontare storie? Allora, raccontare per esempio quello che si è fatto, no? Tu dicevi, a volte si fanno delle iniziative anche molto interessanti e poi però non le si racconta a sufficienza, non le si racconta bene, e quindi di fatto queste iniziative non vengono conosciute. Questo è senz'altro vero, è un problema, e quindi, diciamo, da questo punto di vista la narrazione sembrerebbe avere come scopo quello di far conoscere un contenuto. È successa una determinata cosa, c'è un determinato fatto, abbiamo fatto una certa iniziativa, se la raccontiamo bene riusciamo a farla conoscere a più persone, perché in qualche modo, no, usando un termine molto, molto in voga ultimamente, la narrazione aiuta a socializzare, a viralizzare quel contenuto. Però ecco, non è soltanto questo, cioè se fosse soltanto questo, in realtà la narrazione sarebbe uno strumento troppo pesante per il tipo di obiettivo che si propone, nel senso che è uno strumento complicato da utilizzare, con tanti attrezzi da tirar fuori dalla cassetta, e se l'obiettivo fosse soltanto quello di rendere più visibile, no, un determinato contenuto, di metterci una bandierina sopra che lo renda conoscibile da quante più persone possibile, forse lo sforzo non varrebbe il risultato. E io ho l'impressione che però invece a volte ci si ponga il problema del raccontare solo in questi termini, cioè pensando: perché devo raccontare questo contenuto? Perché devo raccontare questa storia? Perché lo voglio far conoscere? Perché così arriva a più persone, perché in questo modo lo metto giù in un linguaggio che è più accessibile, che è più comprensibile, che in qualche modo aiuta a divulgare un determinato contenuto, così come quando faccio buona divulgazione scientifica. Se fosse soltanto questo, sarebbe riduttivo, e quindi ho l'impressione che spesso della narrazione venga fatto un uso riduttivo, cioè che ci si ponga il problema di raccontare solo e soltanto per ottenere questo obiettivo, e quindi ci si rammarichi di non aver raccontato e di non aver raccontato bene, solo perché se lo si fosse fatto ci si sarebbe guadagnati un pubblico più vasto, diciamo così, no? Se si ragiona in questi termini, intanto a volte si finisce per giudicare appunto l'operazione di raccontare come negativa, con dei non di successo, perché magari quell'obiettivo di far conoscere non lo hai ottenuto. E dall'altra si rischia di usare uno strumento complicato per ottenere un risultato che forse si potrebbe ottenere anche in un altro modo. Allora, il primo punto che vorrei mettere lì, sul quale vorrei ragionare, è: la narrazione serve invece anche a qualcos'altro, non è soltanto un modo
di mettere giù in maniera più accattivante un determinato contenuto. Ormai da molti anni si è cominciato ad analizzare anche dal punto di vista delle neuroscienze, di come il nostro cervello si costruisce un'immagine della realtà e attraverso quell'immagine cerca di comprenderla. Quindi dal punto di vista dell'esperienza cognitiva degli esseri umani si è cominciato a ragionare sul fatto che esiste un vero e proprio stile di pensiero, un modo di pensare e di comprendere la realtà narrativo. Cosa intendo dire? Che così come c'è un pensiero scientifico o un pensiero filosofico che ci permettono di indagare determinati aspetti della realtà, nel caso della scienza quelli computabili, grosso modo, no? Quelli quantitativi, nel caso della filosofia gli universali, ci sono anche aspetti della realtà che invece noi comprendiamo nella misura in cui li raccontiamo. Quindi la narrazione non è soltanto una strategia comunicativa, ma è una strategia cognitiva, cioè è uno strumento che ci permette di capire meglio che cosa è successo. Tanto è vero che molto spesso facciamo anche questa esperienza, no? Finché non proviamo a raccontarci o a raccontare agli altri una cosa che ci è successa, non la capiamo fino in fondo. Vi sarà capitato, no? Ti è successa una cosa ed è soltanto nel momento in cui qualcuno ti chiede cosa ti è capitato e tu provi a mettere in fila le cose, specie se era qualcosa di lievemente complesso, no? non completamente chiaro, ovviamente non quando sei andato dal panettiere a comprare due filoni, no? Nel momento in cui ti poni il problema di raccontarlo, spesso ti accorgi che già il fatto di metterlo in una forma narrativa, quel contenuto, ti fa capire delle cose in più che in una forma non narrativa non avevi compreso. Quindi la narrazione è uno strumento di indagine, è uno strumento per capire la realtà, perché innanzitutto attraverso la narrazione noi attribuiamo dei ruoli i vari soggetti che intervengono all'interno della realtà e ovviamente a seconda del ruolo che noi attribuiamo agli attori di un evento noi ne capiamo il comportamento, ne capiamo la funzione, capiamo che cosa ci stanno a fare. C'è chi dice che la nostra stessa identità, noi capiamo chi siamo raccontandoci una storia autobiografica nella quale ci attribuiamo un ruolo, nella quale siamo il protagonista, l'eroe, nella quale siamo la vittima, e a seconda del ruolo che rivestiamo all'interno della storia capiamo qualcosa di noi e di come ci consideriamo. Questo quindi modifica l'approccio alla narrazione. La narrazione non è più soltanto appunto un modo per comunicare meglio, ma è un modo per capire. È un modo per far parlare i fatti. Molto spesso, no? La narrazione viene contrapposta ai fatti. C'è il racconto in cui in qualche modo manipolo la realtà, perché ovviamente raccontare un evento significa sempre riordinarlo, appunto maneggiarlo, e alla narrazione vengono contrapposti i fatti, no? Lasciamo parlare i fatti. Ecco, i fatti non parlano, i fatti sono come questo tavolo, non ti dicono niente se non li inserisci all'interno di una struttura esplicativa, che appunto può essere scientifica, può essere filosofica, ma può essere anche narrativa. Il fatto in sé non ti dice nulla, perché non crei i collegamenti. Pensate anche all'importanza in una narrazione di scegliere qual è l'inizio e qual è la fine. Anche questo è un gesto che ha una fortissima valenza esplicativa. Dove inizia il fatto, l'evento che io ti voglio raccontare? Due giorni fa, tre giorni fa, un anno fa, 25 anni fa,
qual è il punto d'origine, che ovviamente determina anche quale sarà il finale. La scelta dell'inizio e della fine sono estremamente importanti dal punto di vista esplicativo. Una delle strategie, diciamo, per raccontare in maniera avvelenata è quella di dimenticare il passato. Il presentismo, diciamo, no, è uno dei modi in cui la narrazione viene avvelenata in modo da non svolgere in maniera piena il suo ruolo esplicativo. Pensate quando qualcuno, facevo l'esempio discutendo durante il laboratorio, se uno considera per esempio i cosiddetti regolamenti di conti nell'immediato dopoguerra italiani, per esempio per i quali è nota la mia regione, l'Emilia Romagna, il cosiddetto triangolo rosso, no? nel quale appunto sarebbero avvenuti molti omicidi ad opera di comunisti ed ex partigiani nell'immediato dopoguerra, è chiaro che quell'evento ha una spiegazione, un'interpretazione, una lettura molto diversa a seconda che io lo racconto a partire dal 26 aprile 1945, oppure se io dico no, quegli eventi, quegli omicidi, quei fatti non hanno quell'inizio lì, non iniziano lì, perché le persone che hanno commesso la maggior parte di questi eventi magari li ha commessi in relazione a qualcosa che è successo 20 anni prima. E se io prendo come punto d'origine di quella storia per raccontarlo il 2021, scopro che magari molti di quei regolamenti di conti non sono regolamenti di conti legati al periodo della guerra o al periodo della resistenza, ma che sono eventi legati a ciò che è accaduto nelle campagne emiliano-romagnole durante gli scioperi dei braccianti del 2021, durante le bastonature da parte dei fascisti, durante gli attacchi da parte dei fascisti delle sedi delle cooperative, incendi, omicidi, sopraffazioni che in qualche modo influivano su quello che accade. A seconda dell'inizio che scelgo, ovviamente la narrazione cambia completamente. Un altro aspetto col quale, diciamo, per il momento chiudo la questione narrazione è che quando racconto una storia instauro un meccanismo molto particolare che c'è quasi soltanto nella modalità narrativa di pensiero, e cioè una storia, quando la racconto devo utilizzare dei particolari. La particolarità è una delle caratteristiche tipiche del pensiero narrativo. Quando penso narrativamente la realtà non la posso pensare già generalizzata, cioè non posso, mentre la filosofia per esempio, no, ti parla della ragion pura e non ti parla di come ragiona Simone, come ragiono io, come ragiona un altro, ma parte da una generalizzazione, no? O la sociologia ti parla già di diciamo, comportamenti generalizzati, o la matematica, insomma, no? Dove 4 più 4 fa sempre 8, indipendentemente che siano mele, pere, girasoli. La narrazione invece fa un meccanismo contrario, quindi ci permette di conoscere in una maniera che è tipica proprio del narrare. Cioè, per raccontare una storia non possiamo fare a meno di particolari. Un genere narrativo come la favola, che tanti particolari non ne mette, però c'era una volta in un regno lontano, in un paese lontano, un re molto malato,
non ti dice quando, non ti dice qual è questo paese, non ti dice che malattia aveva, perché probabilmente la favola non ha bisogno di questi particolari, era il morbillo, era la scarlattina, non ci interessa, era l'Ucraina, era l'Inghilterra, non ci interessa, era il 1200, no, c'era una volta, però comunque già un particolare, no? Non ti dice un individuo molto malato, no? Ti dice che era un re, ecco, la distinzione tra re e contadino, la distinzione di classe, in qualche modo per la favola ha una sua importanza. Cioè nessun racconto lo posso fare senza parlare di Tizio, Caio, Sempronio. Però nel momento in cui io racconto di Tizio, quei particolari, la storia di Tizio, proprio perché inserita in una cornice narrativa, diventa qualcosa che mi invita a essere generalizzato, cioè attraverso la quale io mi pongo la questione di come funzionano in generale le persone, no? Prendete, no, potete fare mille esempi di romanzi dove si racconta la storia di Tizio, ma in realtà la storia di Tizio è chiaramente un modo che l'autore utilizza non per parlare soltanto di quella vicenda lì, ma per dire come si comportano gli umani in quella determinata situazione, o che cosa succede a un tizio, che però nella storia è tizio, quando si trova in una determinata situazione. Questo è un meccanismo assolutamente particolare, perché tiene insieme sia il particolare, quindi la vicenda individuale, la vicenda reale, sia il meccanismo della generalizzazione. E ci permette quindi di conoscere in una maniera che non ci dà il pensiero già generalizzato e nemmeno ci dà la pura cronaca. La pura cronaca è limitata a quello che è accaduto a Tizio. Dalla pura cronaca non posso astrarre generalizzazioni. Quindi, diciamo, è un modo di conoscere dal particolare al generale, se vogliamo, no? Assolutamente tipico della narrazione. Lo troviamo soltanto raccontando storie. Quindi no, le classiche parabole, per certi versi, non a caso, insomma, no, Gesù Cristo raccontava le parabole. Perché raccontava le parabole? Perché era un uomo, no? Funziona. Un uomo tornava, aveva fatto una festa di mattina, insomma, eccetera. Quindi ecco. Un primo punto che volevo mettere lì è importante raccontare e costruire, quindi attraverso le narrazioni, un immaginario coerente all'interno del quale queste narrazioni acquistino un ulteriore senso, perché no, l'immaginario poi alla fine è questo, non soltanto come strumento comunicativo, ma anche come strumento, usiamo una parola grossa, epistemologico, cioè per capire, uno strumento cognitivo, uno strumento per farsi un'idea e poter parlare anche della realtà in una maniera significativa. Vabbè, diciamo, abbiamo visto che abbiamo esempi di narrazione, no? Che vanno avanti da... parlare di Gesù Cristo, vanno avanti da millenni e funzionano. Dicevi che noi stessi spesso ci raccontiamo la nostra realtà piuttosto che quella delle persone a noi vicine, delle esperienze che viviamo. Quindi, diciamo, da un certo punto di vista abbiamo esempi, noi stessi dovremmo essere abituati a, diciamo, praticare questa disciplina, eppure siamo qua a parlare di narrazione immaginaria, cioè evidentemente, no, non è così facile. Perché non è così facile? Cioè qual è il problema? Quali sono i rischi, le difficoltà nel creare una narrazione che in questo caso chiaramente non parliamo di una narrazione banale come, non so, questa mattina, come dicevi tu, sono stato al panettiere, no? Perché è così difficile creare una narrazione, un immaginario che poi riescano a durare nel tempo e quindi ovviamente con l'immaginario coinvolgere altre persone, creare in loro far venire degli stimoli, creare empatia, cioè quali sono i rischi e le difficoltà nella creazione
di narrazioni che poi ottengono il risultato, che sono funzionali, cioè perché le parabole di Gesù Cristo hanno funzionato e spesso le nostre no, proseguendo diciamo la metafora precedente. Beh, perché Gesù Cristo intanto aveva molto tempo a disposizione per pensarselo, forse addirittura aveva avuto un'eternità e aveva un ottimo consulente che era il papà e che gli dava delle buone idee. No, al di là di questo, intanto però la questione del tempo comunque c'entra, cioè se tu vuoi raccontare bene vuol dire che a questa attività devi dedicare del tempo, e deve essere un tempo che non è che vai a risicare togliere, diciamo, senza averlo preventivato, messo in agenda, no? Cioè, per certi versi uno dovrebbe dirsi, se faccio una cosa ma poi non mi do il tempo di rielaborarla narrativamente, di raccontarcela e poi provarla a raccontare ad altri, e non mi do il tempo di farlo bene, e dopo vediamo che cosa vuol dire farlo bene, forse quasi non vale la pena, cioè non dico che non vale la pena di fare senza poi raccontare, però se non metto in agenda il raccontare tanto quanto il fare, noi lo sappiamo che le cose che non mettiamo in agenda finiamo per non farle, no? E molto spesso in ambiti anche di movimento, no? L'agenda è piena di scadenze, ma non ci sono le scadenze per il racconto, non è previsto uno spazio per fermarsi, fare un'analisi insieme di quello che è successo e soprattutto interrogarsi su come raccontare una certa vicenda o esperienza, no? È importantissimo che non ci sia soltanto la narrazione senza l'esperienza. Però se non c'è l'esperienza, se c'è l'esperienza non c'è la narrazione, anche questo crea dei problemi. Dicevo, bisogna darsi quindi il tempo. Per analizzare e decidere quale tra i 100 modi di raccontare una storia voglio scegliere, perché poi è questo il narrare, no? Non è soltanto trovarne una, ma ragionare e decidere, noi questa questione la vogliamo raccontare così, chiedersi perché la vogliamo raccontare in un certo modo e poi continuare in maniera coerente a raccontare anche le storie successive, le puntate successive. Cioè a volte la mia sensazione è che le nostre narrazioni non formano una serie, no? Sono tante puntate scollegate una dall'altra in cui si intuisce che non c'è stata una scelta tematica forte all'origine, no? Cioè la consapevolezza che quando racconto una storia io sto dicendo qualcosa sul mondo. Non è che sto soltanto e sto dicendo qualcosa su quei fatti che racconto, sto prendendo posizione, sto facendo già di per sé attraverso la narrazione, non è un di più. La narrazione è un atto politico, tanto quanto altre azioni, no? È un atto che quindi mi responsabilizza e di conseguenza è anche un atto che deve essere coerente con ciò che precede e ciò che segue. Non è che posso tutte le volte improvvisare una narrazione, un modo di raccontare una cosa che è successa, ma senza chiedermi che cosa sto dicendo raccontando quella storia, che cosa sto dicendo ne parlavamo, no, appunto rispetto alla questione del terremoto. Ovviamente se io voglio raccontare la vicenda in questione, dovrò attribuire dei ruoli all'interno della narrazione, no? Ci sono alcuni archetipi, uno di questi archetipi di qualunque narrazione è qual è l'oppositore, l'antagonista, l'ombra contro la quale il protagonista si scontra. Di solito questo antagonista ha anche delle caratteristiche in comune con il protagonista. Ecco, se io una volta racconto quella vicenda dando il ruolo dell'ombra a un elemento della narrazione,
un'altra volta un altro, faccio una narrazione che non è coerente, non ho fatto una scelta narrativa all'origine, no? E di conseguenza non do l'impressione di una... non riesco a creare un immaginario, perché un immaginario si crea quando attraverso più narrazioni coerenti tra loro. Quindi alla base ci deve essere la domanda: che cosa sto facendo e che cosa sto dicendo con questa narrazione? Chi è l'ombra, chi è l'antagonista, chi è l'oppositore del protagonista? Poniamo che il protagonista siano le comunità colpite dal terremoto. Chi è il nemico, diciamo, chi è l'oppositore, chi è l'antagonista? Una volta che ho fatto questa scelta narrativa, poi la devo mantenere in maniera coerente anche le prossime volte che racconterò, no? Rappresenterò Sauron in quel modo, cioè Sauron sarà quella cosa lì, no? Non posso cambiarlo tutte le volte. Se in una serie, no? Nella puntata 1 il cattivo è un tizio, nella puntata 2 il cattivo, facciamo per intenderci, è già buoni e cattivi ovviamente, comunque nella puntata 2 è un altro, nella puntata 3 è un altro, il lettore non capisce più niente, no? Non capisce qual è la storia. E però per fare una narrazione coerente ci vuole un'analisi, ci vuole una lettura, ci vuole di essersi chiesti come raccontiamo e non di improvvisarlo tutte le volte. Il rischio è l'improvvisazione, perché appunto si rischia di essere apprendisti stregoni con uno strumento molto potente che però appunto usato in malo modo può creare più danni, esattamente come succede all'apprendista stregone in fantasia, può creare più danni di quanti non siano i vantaggi che produce. Quindi questo, secondo me, la questione del tempo andrebbe analizzata, insomma, e del mettere in agenda il raccontare. Poi c'è un altro rischio, ed è il rischio che di nuovo probabilmente dipende da quello che dicevo prima, cioè considerare la narrazione e il raccontare soltanto come un modo per comunicare meglio. E in questo noi ci allineiamo al pensiero unico comune, che appunto cerca di usare la narrazione soltanto come strumento comunicativo e non come strumento cognitivo. E allora il rischio, l'errore comune, è quello di usare la narrazione come strumento di propaganda, sostanzialmente, no? Cioè di fare come fa la pubblicità, quando racconta. La caratteristica fondamentale del racconto pubblicitario, che quindi dal mio punto di vista lo rende uno pseudo racconto, cioè una cosa che ha la forma di un racconto, ma in realtà non lo è, che ha la forma di una narrazione di cui i pubblicitari si riempiono la bocca. Se voi sentite Oscar Farinetti, no? Ti dice che il Roquefort costa di più del Gorgonzola perché i francesi hanno raccontato meglio il loro formaggio, e che quindi noi dovremmo anche noi imparare a raccontare bene i nostri prodotti agroalimentari, e grazie a questo, no, otterremmo un maggiore successo. Qual è la caratteristica della pseudonarrazione? La chiamo pseudonarrazione perché anche durante il laboratorio facevo il paragone con gli zombie, cioè persone che in realtà sono morte ma ti sembrano vive, apparentemente potrebbero anche essere indistinguibili dai vivi, e poi invece non lo sono, cioè sono costrutti che hanno la forma di narrazioni, possono sembrare narrazioni ma in realtà non funzionano come tali. Qual è la caratteristica fondamentale della narrazione pubblicitaria? È l'eliminazione del conflitto. Quando tu vuoi pubblicizzare un prodotto, questo prodotto non può generare conflitto. Generalmente il conflitto, anzi, il prodotto in qualche modo o mette d'accordo le persone, o il conflitto non è nemmeno all'orizzonte, perché si ritiene che appunto la conflittualità non faccia vendere, no? Faccia metta degli interrogativi in testa, dei dubbi, mentre invece
no, tutto va presentato come perfettamente funzionante. Ci sono alcuni casi facevo degli esempi anche durante il laboratorio, ci sono alcuni casi di pubblicità dove vengono inserite parvenze di conflitto. Per esempio, me ne ricordo una in cui c'è una coppia, un uomo e una donna, e lui sta guidando la sua nuova auto che gli dà grandi sensazioni di guida. Parlano i due e lui le chiede: dove vogliamo andare in vacanza quest'estate? E dice: a Venezia. E lui si immagina che a Venezia non potrà usare la sua auto e fare delle pieghe in curva, e quindi dice: no, assolutamente no, non si va a Venezia, si va in montagna. In montagna sono le curve, posso fare le pieghe, la macchina è molto più piacevole. Però finisce lì, quindi non è che poi lei dice: vabbè, sai che c'è, allora fanculo, io voglio andare a Venezia, fammi scendere, no? Ti piace più la macchina dei miei desideri, tieni la macchina e io me ne vado. No, semplicemente è finita lì. Oppure altro esempio che facevo, quello della la pubblicità della Dacia Duster. Ci sono due fighetti che vogliono comprare un SUV e vanno dal concessionario, provano questo SUV della Dacia, gli piace, gli dà sensazioni di guida piacevoli. Forse ho toccato il filo. Quando chiedono il prezzo, il concessionario, il proprietario della concessionaria glielo comunica, loro dicono: troppo poco, no? No, ma è troppo poco, perché loro volevano che anche il prezzo, diciamo così, no, contribuisse a quello status al quale contribuisce il fatto di avere un SUV. Quindi se io devo comprare un SUV che costa poco, no, devo comprare un SUV del quale posso dire: abbiamo pagato 25.000 euro, no? 11.000, no? Ovviamente qui c'è un potenziale conflitto, no? Nel senso che appunto i due acquirenti non sono soddisfatti del prodotto, il prodotto costa troppo poco. Però è molto chiaro che lo spot si rivolge a un pubblico che considera questi due acquirenti dei deficienti, che non si prendono una macchina perché costa meno del previsto, e di conseguenza anche questo fa sì che un reale conflitto non venga agito. E insomma, si potrebbero fare un po' di esempi in cui però appunto alla fine non c'è un reale conflitto, e le stranezze, le diversità, le cose anomale vengono tutte risolte, a volte grazie alla eroica presenza del prodotto stesso, no? Che viene pubblicizzato e che risolve i problemi. A volte credo corriamo il rischio di fare narrazioni dello stesso genere, cioè di imitare lo storytelling pubblicitario nelle nostre narrazioni, di considerare che restituire il fatto che su un certo evento abbiamo dei dubbi, su un certo evento ci interroghiamo, non tutto è andato come avremmo voluto, non tutto è stato uno straordinario successo, c'era interventi entusiasti e siamo arrivati a redigere uno straordinario documento che è la cosa migliore che potevamo scrivere. No, a volte appunto, no, quello che succede è più complicato, ci sono dubbi, abbiamo interrogativi, si sono prodotti dei conflitti. Raccontiamo meglio se restituiamo questa dimensione, perché facciamo un favore alla narrazione. La narrazione si basa sul conflitto.
Per questo dico che quella pubblicitaria è una pseudo narrazione. L'esempio che posso farvi è che se io vi dico che vi racconterò una storia molto interessante, una bella storia, e vi racconto che ieri sono andato al ristorante, ho ordinato un piatto di vincis grassi, il cameriere me li ha portati, io li ho mangiati con gusto, poi ho chiesto il conto, sono andato alla cassa, ho pagato e sono uscito. Voi dite, vabbè, ma questa che storia è? Non è, no, è la cronaca del tuo mezzogiorno di ieri, che palle, non hai raccontato niente, non c'è niente di interessante, non mi fa capire nulla di te. Mi dice che sei uno che va al ristorante, paga quando esce, mangia, vabbè, cioè, no, siamo fatti tutti così più o meno. Che cosa mi dice in più? Che cosa mi racconta in più? Che cosa introduce? Introdurrebbe qualcosa, ci sarebbe qualcosa di interessante dentro a questa storia se succedesse qualcosa che rompe le regole e genera un conflitto. Per esempio, se io mi fossi rifiutato di pagare, già la storia sarebbe un po' più interessante, no? Oppure se io entrato nel ristorante avessi ordinato un piatto di chiodi. È una cosa abbastanza anomala, no? È una violazione delle regole ristorante, in cui di solito vado in quel luogo, prendo un menù e ordino una cosa dal menù. No, chiedo un piatto di chiodi, bene, che fa il cameriere? Che fa? O appunto mi tratta come un cretino, mi butta fuori dal ristorante, oppure va a prendere nella ferramenta di fianco un po' di chiodi, me li mette in un piatto, ci mette un filino d'olio e me li porta, no? Però ecco che già tutto questo diventa una narrazione molto più interessante rispetto a prima, cioè comunque ha dei contenuti, degli elementi che possono essere sviluppati. Perché? Perché ho introdotto una dimensione di rottura della norma, violazione della norma, conflitto. Potenziale conflitto, poi può essere aggiustato in vari modi o risolversi in una qualche maniera, però potenziale conflitto. Ecco, molto spesso se questa invece fosse la pubblicità del ristorante, probabilmente la pubblicità del ristorante sarebbe: io vado, chiedo la pietanza, mi portano la pietanza, mangio, sono contento, chiedo il conto, ma arriva il conto, mi stupisco, oh, quanto poco costa per la qualità con la quale ho mangiato, questa fabbrica italiana contadina è veramente una proposta interessante. Vado alla cassa tutto contento e dico: vedi che Farinetti è davvero un genio. Ovviamente il conflitto non ci sarebbe, no? Cioè non, eppure potenzialmente c'è, perché già soltanto il nome fabbrica italiana contadina, no? Cioè è un ossimoro che mette insieme due cose che insieme non ci stanno e che quindi per metterle insieme dovrei creare conflitto, no? Come il gelato di soia. Gelato di soia è un ossimoro, fa schifo, però no, cioè quantomeno no, di fronte al gelato di soia i bambini nella pubblicità mangiano gelato di soia, no, che schifo, no? Questo non è gelato, soia fredda, esatto, e idem il caffè decaffeinato, eccetera eccetera. Cioè la pubblicità piace molto creare degli ossimori e poi far finta che ci sia un prodotto che eroicamente permette agli ossimori di vivere e stare insieme senza che succeda nessuno scontro, nessuna rottura, nessun problema. Noi non dobbiamo far così, altrimenti siamo come Farinetti. Abbiamo vissuto una situazione in cui ci sono contraddizioni, anche nostre, anche che ci attraversano, noi le dobbiamo raccontare, noi le dobbiamo mettere in campo, le dobbiamo mettere sulla scena. Dobbiamo trovare il modo di trattarle narrativamente, no? Quindi, per esempio, appunto, far vedere che ci sono contrasti, contraddizioni, e proprio per questo la storia che raccontiamo è interessante.
proprio per questo è una storia, diciamo così, di successo. Vale la pena di essere raccontata, perché ci sono delle contraddizioni, e vale la pena di essere studiata, conosciuta, indagata, perché è poi dalle contraddizioni che nascono idee interessanti, no? Il proseguimento della storia. Quindi anche questo, diciamo, è un altro dei sicuramente dei rischi che si corrono. Poi proviamo a metterne sul piatto un terzo. Abbiamo detto il tempo. Raccontare richiede tempo, richiede analisi, richiede coerenza, richiede scelte narrative condivise. Primo. Secondo, raccontare richiede violazione della norma, richiede conflitto, richiede contraddizioni. Non bisogna avere paura di raccontarle, trovare il modo per raccontarle in maniera interessante, però non bisogna avere paura di raccontarle. Terzo elemento, così facciamo tre. Potrei dire che un altro rischio è quello di raccontare senza utilizzare parole nuove. Cioè, se noi vogliamo raccontare, il più delle volte il nostro obiettivo è quello di raccontare altrimenti. Raccontare altrimenti cosa significa? Che o gli eventi che noi vogliamo raccontare, sui quali vogliamo prendere posizione attraverso la narrazione, perché di nuovo raccontare è prendere parte, è guardare il mondo da un'angolatura, non è neutralità. L'onestà del narratore è quella di dichiarare da che punto di vista guardo e racconto, non di far finta di non averlo. Bene. Se io voglio raccontare altrimenti, perché voglio raccontare altrimenti? O perché qualcuno ha già raccontato quegli eventi in una maniera che non mi soddisfa, quindi mi ha dato una lettura attraverso la narrazione semplificatoria, consolatoria, senza conflitto, pubblicitaria, omettendo degli aspetti, no? Quindi reticente, censoria. Cioè, quasi sempre noi raccontiamo, ma non siamo i primi, no? A volte sì, a volte vogliamo raccontare altrimenti rispetto al silenzio. Cosa non è stata raccontata, noi vogliamo raccontare altrimenti, nel senso che già soltanto raccontarla è fare un gesto diverso, no? In molti casi invece vogliamo raccontare altrimenti perché altrimenti la storia o viene scritta dai vincitori o viene raccontata in una maniera che non ci garba, che attribuisce i ruoli in una maniera che non ci piace, no? Narrazione del terremoto. Chi è l'antagonista? Chi è l'ombra? Chi è l'oppositore dell'eroe che sono le comunità colpite dal terremoto? Un racconto dice il terremoto. È la natura, no? Quello è. Purtroppo la natura è nemica, purtroppo la natura combina dei brutti scherzi. Questa narrazione sicuramente non ci soddisfa, no? Ci sembra falsante. Vogliamo raccontare altrimenti, che significa anzitutto attribuire un altro ruolo di oppositore ombra, cioè dire no, il terremoto è un'altra cosa, non è il nemico, è come viene gestito, eccetera, eccetera. Però, ecco, nel raccontare altrimenti bisogna cercare anche parole nuove. Cioè, non ci si può accontentare di mettere insieme i pezzi in una maniera diversa rispetto alla narrazione dominante, ma usando le stesse parole della narrazione dominante. Per due motivi. Il primo è che in realtà il miglior servizio che noi possiamo fare alla verità è quello di dirla ogni volta, tutte le volte che possiamo, con parole nuove. Perché se tu prendi una verità, di solito lo si diceva al contrario, no? Questa frase che sto per dire, attribuendola a Goebbels, ma non è probabilmente il primo che l'ha detta, di solito si dice, prendi una bugia, una falsità, ripetila mille volte, ti comincerà a suonare come se fosse vera. Io spesso rovescio questa frase, che sì, senz'altro descrive una situazione reale, ma la rovescio dicendo, prendi una verità, ripetila mille volte uguale,
comincerà a suonarti vuota, se non falsa, comincerai a pensare che è una cosa, ah, che palle, già detta mille volte, è una cosa banale, è una cosa che non aggiunge più niente, no? Che è una tautologia, no? Nel senso di quando dici che un albero è un albero. Un albero è un albero, vabbè, ti potevi risparmiare il fiato che hai usato per dire. Se invece cambio le parole, se dico quella stessa verità, ma la dico con parole nuove, raccontando una storia un po' diversa tutte le volte, ecco che faccio un servizio importante alla verità, perché le permetto di esprimersi in una maniera che non è più banale. Magari il concetto di fondo è lo stesso, magari la verità che esprimo è la medesima, però se la esprimo con parole diverse, scelgo parole nuove per dirla, tornerà a suonare come una cosa improvvisamente interessante e non più una cosa banale. Quindi non più un albero, ma un platano è un albero. Sostituisco a uno dei due termini un nuovo termine, ecco che, per chi non lo sa, un platano è un albero, adesso non dico una cosa particolarmente interessante, però no, per intenderci sul fatto che sostituendo un termine di una tautologia, come un albero è un albero, posso ottenere invece una frase di contenuto informativo, quantomeno. Un albero è un albero ha contenuto informativo zero, non mi dice niente. Un platano è un albero, può essere un contenuto informativo non particolarmente interessante, però comunque un contenuto informativo ce l'ha. Il rischio poi è che prendendo parole vecchie senza analizzarle, dentro a quella parola sia racchiusa un'intera storia. Cioè che usare una certa parola alluda alla storia di cui quella parola fa parte. Tu vuoi cambiare racconto, vuoi raccontare altrimenti, però nel momento in cui nel tuo racconto metti una parola chiave del racconto che vorresti cambiare, è come se tu copia e incollassi dentro alla tua narrazione nuova, alternativa, tutta la narrazione che invece volevi contestare. Perché basta quella parola per accendere nella testa delle persone il richiamo alla narrazione della quale faceva parte. Il nostro cervello funziona così, basta un elemento per richiamarne tanti altri, no? che gli sono collegati. È come una narrazione zippata, ci sono alcune parole che sono come una narrazione zippata. Facevamo l'esempio durante il laboratorio di immigrato. Immigrato è una narrazione zippata, ormai quando usi quel termine, tant'è che quasi sempre nei nostri ambiti cerchiamo di usare migrante, no? Cioè di cambiare parola, poi potremmo dopo discutere se questo cambiamento sia ancora efficace oppure se non lo sia più. Però proprio perché se tu prendevi quella parola ti portavi dietro una parola apparentemente neutrale, no? Neutra, immigrato descrive uno. Un dato di fatto, no, non è soltanto un fatto, si porta dietro tutta un'intera narrazione e tu senza accorgertene hai aperto la porta al nemico, hai aperto la finestra forse al nemico, cioè alla narrazione che volevi evitare. Parole nuove significa anche riuscire a trovare termini per dire cose diverse rispetto a la narrazione dominante che vogliamo contestare senza negarla semplicemente. Cioè molto spesso nel nostro modo di raccontare, invece di esserci parole nuove per raccontare altrimenti, c'è la negazione delle parole usate nella narrazione dominante, no? Non è questo, è quest'altro. Il problema è che questo crea un effetto che è stato descritto ormai in maniera molto dettagliata da un neuroscienziato e linguista che si chiama George Lakoff, o Lakoff a seconda, no? Che ha fatto l'esempio, che ha dato il titolo anche a uno dei suoi libri più noti. L'esempio è che se io adesso vi dico non pensate a un elefante, tac, no? Ci avete già in testa le orecchie grandi, la proboscide,
Cioè, se io nego un'idea, un concetto, in realtà quello è un modo per accendermi quel concetto nel cervello. Non per toglierlo, quindi, ma in qualche modo per ribadirlo, perché tutte le volte che un concetto rappresentato da una serie di legami neurali si accende nel vostro cervello, quei legami neurali si rafforzano. E non c'è la negazione, diciamo, nel nostro cervello. La negazione sarebbe sostituire a quei legami neurali degli altri, quindi creare nuovi legami neurali, quindi usare un'altra parola. Se non voglio che pensate all'elefante, entro qui e non dico non pensate a un elefante, dico coniglio, coniglio, i conigli, e voi pensate ai conigli, no? E non pensate più all'elefante. Attenzione, perché questo potere ce lo hanno anche metafore in apparenza innocenti, in apparenza innocue. Leikoff fa l'esempio della metafora che noi usiamo quando parliamo delle tasse. Quando parliamo delle tasse, molto spesso se ne parla in termini di pressione fiscale. Ora, pressione fiscale è una metafora. Le tasse non premono, no? Non sono un reale peso. Però lo si dice in linguaggio giornalistico, no? Alleviare la pressione fiscale, per esempio. Ecco. Poniamo la questione, appunto, facciamo l'esempio di un giornalista che in un dibattito televisivo chiede al candidato alle prossime elezioni: lei ritiene giusto alleviare la pressione fiscale? Ecco, se il candidato risponde no, secondo me la pressione fiscale deve rimanere quella che è, anzi in certi casi per certe categorie di persone deve anche aumentare, è chiaro che detta così, pressione fiscale evoca nella nostra testa uno schema narrativo che è quello della persona oppressa, della persona che ha un peso che gli schiaccia le spalle, la testa. Quando tu hai una narrazione in cui c'è una vittima oppressa che è schiacciata da qualcosa, quello che viene a toglierle il peso e a liberarla da quell'oppressione è l'eroe. Quindi se tu continui a parlare in termini di pressione fiscale per dire che secondo te è giusta la pressione fiscale, stai raccontando male la tua storia, perché in realtà usi un termine che è adatto a raccontare una storia nella quale è eroico chi allevia la pressione fiscale. Se tu sei d'accordo sul fatto che ci siano le tasse e alcuni anzi ne dovrebbero pagare pure di più, dovrai usare una metafora diversa, dovrai parlare di contribuzione, dovrai inventarti una parola differente, una metafora differente. Quindi prendersi il tempo, non avere paura delle contraddizioni, dei conflitti, trovare parole nuove, interrogarsi su quanto ci compromette con la narrazione che vorremmo contrastare l'usare le stesse parole che vengono usate per raccontarla. E hai accennato al protagonista, antagonista, ombra, conflitto che in realtà è propulsore, no? La cosa che genera poi la storia, eccetera. Sono tutte cose che abbiamo affrontato nel corso del laboratorio, ma poi nel laboratorio ovviamente in due giorni abbiamo visto che c'è una cosa molto più ampia. Quindi diciamo, ci hai detto implicitamente che comunque ci sono delle regole nella narrazione, cioè ci sono dei ruoli che vanno assegnati o comunque di cui bisogna tener conto. Ci sono alcune violazioni che vanno fatte diciamo tutto questo per far funzionare, no, il meccanismo narrativo, per renderlo funzionale rispetto alla storia che vogliamo raccontare. Quindi diciamo, innanzitutto, se insomma fai un quadro, ovviamente non come nel laboratorio ma a grandi linee di queste regole, e soprattutto se come
chiaramente la risposta è affermativa, le utilizzate, comunque ne tenete conto nel vostro lavoro all'interno del collettivo Wing, perché chiaramente già è complicato, l'abbiamo visto, utilizzare queste regole oppure violarle, tenerne conto, decidere di non tenerne conto singolarmente. Immaginiamo in una scrittura collettiva, dove probabilmente il conflitto è parte del rapporto tra gli scrittori e contemporaneamente è parte della storia che viene raccontata. E questo è interessante perché poi in realtà fa parte della storia di tutti i collettivi, di tutti i movimenti, in cui la narrazione come la pratica è meccanismo collettivo. Poi ovviamente voi siete un collettivo di scrittori, quindi avete una competenza per quanto riguarda l'utilizzo dell'arnese migliore, però poi il meccanismo è sempre lo stesso. Quindi ecco, se ci fai un quadro da questo punto di vista e brevemente quali sono i meccanismi che utilizzate e quelli che decidete scientemente di non utilizzare. Stiamo a 2 giorni. Sì, infatti no, cerco di non ammazzarvi. Allora, no, intanto secondo me è una cosa interessante rispetto a questa questione delle regole narrative, no? Tutte le volte trovo qualcuno che è allergico anche solo a questo concetto, per cui siccome la narrazione fa parte, diciamo, dell'espressione artistica, l'espressione artistica per molte persone dovrebbe essere libera, no? E di conseguenza nel momento in cui lei regimenti con delle regole, in realtà stai tappando le ali alla creatività, alla libera espressione, no? Dell'individualità attraverso il racconto. Beh, intanto questa è una visione anche piuttosto individualista, secondo me, della pratica artistica, che quindi appunto deve essere sempre un'espressione dell'io, no? Perché nel momento in cui invece si ragiona in termini collettivi, si comincia a vedere le regole da un altro, con un altro occhio, con un'altra angolatura. Nel senso che a noi servono proprio per metterci d'accordo e per decidere che cosa fare insieme. Se diciamo non ci fossero una serie, per esempio, di ruoli, no? Che in qualche modo in una narrazione devi decidere se mettere oppure no, e come attribuire, c'è il protagonista, ci sono i suoi aiutanti, c'è un antagonista, c'è un oggetto del desiderio che il protagonista desidera ottenere, raggiungere, e l'antagonista cerca di impedirglielo, c'è eventualmente, c'è o può non esserci, insomma tutte queste sono decisioni da prendere, no? C'è o può non esserci un mentore che insegna al protagonista tutta una serie di competenze che altrimenti non avrebbe. Ecco, se non avessimo, diciamo così, un set, un insieme di questi ruoli sul quale interrogarci, probabilmente per scrivere insieme sarebbe piuttosto complicato, no? Cioè uno da solo può anche andare appunto a ruota libera e vedere che cosa gli viene fuori, ma se io vado a ruota libera e inizio a scrivere il capitolo 1 e il mio socio comincia a ruota libera a scrivere il capitolo 2, ma quasi certamente il capitolo 1 e il capitolo 2 non ci stanno a dire un cacchio l'uno con l'altro, è molto evidente, no? Allo stesso modo, se non mi sono messo d'accordo banalmente, no, su chi è il narratore della mia storia, la mia storia è narrata in prima persona oppure invece è narrata da un narratore esterno che guarda le cose in maniera distaccata, un capitolo in prima persona, uno con il narratore esterno, stanno insieme, no? Quindi il fatto che ci sia una regola che dice devi scegliere che tipo di narratore vuoi per la tua storia e poi cercare di mantenerlo in maniera coerente, è un'altra scelta che ci permette di ragionare insieme su un elemento che sappiamo si chiama in quel modo lì, è fatto in un certo modo, ha determinate caratteristiche, ci permette di confrontarci, altrimenti non sapremo nemmeno da dove iniziare, no? Al di là della trama, al di là del decidere, perché quasi sempre poi
le domande che ci vengono fatte sulla scrittura qualitativa, come fate a decidere la storia che volete raccontare? Ma è la cosa più facile, cioè nel senso che alla fine mettersi d'accordo, discuti, ragioni, fai un po' di ipotesi, è anche la parte più assolutamente divertente, no? Nella quale ognuno butta lì un'idea, si vede se funziona, se ne prova un'altra, eccetera. La cosa più difficile è poi trovare un modo non uniforme, ma un accordo su come raccontare quella determinata storia. Ed è lì che le regole narrative danno una mano. E anche è molto complicato mettersi d'accordo su, tornando a quello che dicevo prima, cosa sto dicendo con questa storia, che affermazione sto facendo sul mondo, qual è il senso che sto attribuendo agli eventi, che tema sto affrontando, qual è il tema della mia narrazione, no? E anche questo, se fosse una questione di cui discutere semplicemente liberamente, cioè stiamo riuscendo a centrare il tema o non ci stiamo riuscendo, sarebbe tutta una cosa lasciata all'interpretazione di ciascuno. Io direi sì, un altro direbbe no, e invece ci sono degli strumenti di analisi della narrazione che uno sta portando avanti che ti dicono se il tema che tu volevi affrontare nel racconto, libertà individuale versus appartenenza a una collettività, per dire, no? Questo è il tema che volevamo affrontare con il racconto XY, lo stiamo affrontando o non lo stiamo affrontando? Stiamo dicendo qualcosa di comprensibile oppure no? Ecco, il fatto per esempio che diciamo ci sia un legame tra come viene costruito il protagonista di una storia e il tema che viene affrontato in quella storia, e che quindi sia possibile capire se il tema è stato soltanto enunciato oppure se è davvero vissuto e raccontato, anche questo è un modo che ci permette di valutare e di prendere delle decisioni comuni. Quindi questo elemento penso che sia particolarmente forte per chi vuole scrivere insieme, è particolarmente utile. Noi probabilmente più di quanto non farebbe uno da solo ragioniamo prima, no? Su che cosa vogliamo raccontare, come costruiamo la storia, perché uno da solo effettivamente potrebbe dire anche al bando tante riflessioni, mi metto lì, scrivo, vedo come mi viene e poi dopo aggiusto. E quando sei insieme in 3-4 persone o in un intero collettivo, chiaramente sapere su quali aspetti della narrazione devi ragionare è particolarmente utile e importante. Ora, rispetto a questa questione degli strumenti per costruire una narrazione, ovviamente le storie hanno una loro grammatica, così come in italiano insomma posso costruire le frasi in tanti modi, ma non in tutti i modi, no? Se metto il soggetto, poi l'oggetto, poi il verbo, poi la preposizione articolata, forse grano, il, formiche, mangiano, ecco, vabbè, non è una frase dell'italiano. Il grano, le formiche mangiano, forse ce la posso anche, può essere anche comprensibile. Le formiche mangiano il grano, quella più semplice. Posso dire, no, troppo banale, appunto la voglio un po' cambiare, però non posso arrivare a cambiarla, appunto, le, il, formiche e grano mangiano. Nessuno capisce una fava e quindi bisogna ovviamente seguire anche delle regole di buona enunciazione, diciamo, dell'enunciato narrativo. Però non vorrei che questo venisse mal interpretato come le regole servono a raccontare, a fare una narrazione migliore, diciamo, letterariamente, no? Che forse in questo contesto ci interessa fino a un certo punto, oppure più efficace nel senso di più accattivante, più di successo,
no? Non è questo, cioè non è che se seguo determinate regole la mia narrazione ha più probabilità di essere letta con piacere, se non le seguo no. La cosa veramente centrale è che se ragiono su come sto applicando le regole della narrazione, la storia che racconto dice quello che vorrei che dicesse oppure no. Cioè ragionare sul finale di una storia, per esempio, non è mai ragionare su, e spesso invece si sentono fare valutazioni di questo tipo, non è mai ragionare soltanto su qual è il finale più efficace dal punto di vista spettacolare, no? O della sorpresa per il lettore, ecco qua faccio un finale strano, faccio un finale imprevisto. Quando valuto quali finali dare alla mia storia, non è soltanto una, cioè è una questione tecnica che però finisce per essere una questione tematica, una questione di quello che dico con quella narrazione. Il modo in cui una storia finisce influenza il che cosa sto dicendo con quel racconto. Cioè ogni mossa narrativa che faccio in realtà è un'affermazione, quindi quanto più ne sono consapevole di che cosa sto facendo, quanto più quell'affermazione che io faccio è comprensibile, arriva diciamo al pubblico. Questo perché, come dicevo prima, continuamente quando i particolari vengono inseriti in un contesto narrativo sono soggetti a generalizzazione, quindi ogni scelta che io faccio in realtà contribuisce a farmi dire una cosa oppure un'altra, ed è questo diciamo il senso di cercare di capire davvero come funziona, perché soltanto così riesco a portare nella direzione che vorrei, cioè al dire quello che volevo dire, la storia che sto scrivendo. No, rispetto alla costruzione della storia, dei personaggi, la conflittualità di cui parlavi prima, eccetera, e rispetto anche a cosa volevi dire, la roba che pensavo immediatamente è che qualsiasi presentazione di tutti i vostri libri, da Madre Sonnambuli, Invisibili Luca, c'è sempre per il pubblico qualcuno che dice: ma tu con la storia di Scaramouche in realtà parli del, no? E c'è sempre questo parallelismo tra il presente del libro, della storia, nel caso dell'Armata dei Sonnambuli, della Rivoluzione Francese, e poi invece con il presente, no? Quindi ciascuno identifica la propria storia, la storia del proprio gruppo politico, piuttosto che con il personaggio, insomma, dal pozzo in cui eccetera eccetera. Quindi diciamo i personaggi che voi inserite nei vostri romanzi, nei vostri testi, non sono mai appunto personaggi piatti, no? E questo fa sì che non si corre il rischio di parlarsi addosso, cioè quello di cui parlavi prima tu, cioè parlare esclusivamente a noi stessi o comunque a tutte persone che stanno in prossimità, che sia ideale piuttosto che fisica, rispetto a noi o comunque rispetto al narratore. Quindi prima di partire col dibattito, visto anche che appunto parli da 10 ore, ti farei l'ultima, non è un problema, ne ho altre 10 di repertorio, okay. No, ti faccio l'ultima domanda appunto prima del dibattito e mi aggancio a quello che succederà domani, perché ovviamente Giovanni oltre a questi 2 giorni, domani fa una roba secondo me molto bella, cioè che incontrerà 300 ragazzini di scuole elementari e medie di Macerata, con i quali parlerà di Canta la Mappa, che è uno dei libri del collettivo Uminghe, che si rivolge diciamo alla fascia dei più piccoli. Quindi la domanda è proprio questa, cioè rispetto a parlarsi sopra, parlarsi addosso, parlare, cioè scegliere l'interlocutore, diciamo, no? Quindi come cambia anche rispetto al lavoro che avete fatto con Canta la Mappa, è uscito il secondo, però comunque è stata la vostra prima esperienza di libri di quel tipo. Quindi com'è stato il lavoro rispetto al cambiamento del
target, questa parola usata, e appunto collegare questo cambiamento rispetto anche al rischio di cui parlavamo adesso, che accennavo io, che accennavo anche tu prima. Allora, anzitutto partirei da questa cosa del rischio di parlarsi addosso, perché è molto interessante. Cioè, intanto tu facevi riferimento a romanzi storici che parlano del presente. In realtà il tentativo chiaramente è di scrivere qualcosa che parli del presente, qualunque sia il presente. Cioè di cogliere una dimensione, no, dei meccanismi di come le persone si relazionano, ragionano, funzionano, eccetera, che oggi magari ha quella interpretazione lì XY, ma che tra 20 anni altrettanto vera potrebbe essere, perché c'è un'altra situazione ZW, no? Quindi di solito è quasi sempre sbagliata la lettura che prende l'allegoria di una storia e la incatena una caratteristica del presente come sua unica lettura. E se uno scrivesse così farebbe, secondo me, un errore molto grave. Cioè, se tu scrivi già pensando che l'interpretazione della storia che tu racconti deve essere qualcosa che accade nel presente, non qualcosa che potrebbe accadere anche nel futuro, qualcosa che in generale riguarda il modo in cui stiamo insieme, probabilmente scriveresti qualcosa di molto breve respiro. Sul parlarsi addosso, secondo me questa è una riflessione importante che penso sia utile fare, perché un modo efficace di raccontare a volte può essere proprio quello di togliersi dall'inquadratura, e io ho l'impressione che spesso, no, quando appunto invece si vuole raccontare quello che si è fatto, la cosa più semplice sia mettere se stessi nell'inquadratura, no? Invece provare a per esempio, no, raccontare quello che si è fatto nell'ambito della superamento dei confini da parte di persone migranti, oppure quello che si è fatto nell'opporsi a determinate grandi opere, oppure quello che si è fatto nell'ambito del terremoto, togliendo dall'inquadratura quello che abbiamo fatto, no? E provando però a raccontare una storia che ne parli, ma ne parli trasversalmente, io ho l'impressione che sia una maniera più efficace, perché quando l'io, diciamo, l'io dell'autore giganteggia, rischia di nascondere poi ciò che davvero vorresti raccontare, no? E a chi legge, a chi ascolta, viene da dire: spostati un po', fammi vedere che cosa è successo, no? Quindi come dire, a volte può essere più efficace costruire un racconto collaterale rispetto all'evento centrale a cui si è preso parte, piuttosto che raccontare proprio l'evento in sé, no? Costruire un personaggio che mi dice quello che ho fatto, ma senza dire io ho fatto, no? Se capiamo la cosa. Mi vengono in mente, mi ricordo quando, il tempo che fu, il mio socio Federico partecipò alla marcia della dignità da Batista verso dal Chiapas, verso lo zoccolo di Città del Messico. C'era un'attività narrativa molto interessante, diciamo, da parte della comunità zapatista, alla quale poi anche gli italiani che partecipavano alla marcia si unirono, no? E Federico scrisse due o tre storie, e mi ricordo che appunto lui, imitando lo stile narrativo che appunto vedeva utilizzare dai militanti zapatisti, non scrisse un racconto sulla marcia, su quello che stavano facendo, su quello che incontravano nei villaggi, ma sostanzialmente scrisse una favola con degli animali,
però che parlava di quello, però era una favola con degli animali. Un'altra storia che raccontava la vicenda di un abitante di un villaggio, che ovviamente aveva a che fare con quello che era accaduto in quel villaggio, ma non raccontava se stesso, no? non raccontava si toglieva in qualche modo dall'inquadratura, agiva per sottrazione e metteva al centro invece il soggetto stesso, no? Cosa che a volte si rischia di non fare. A volte parliamo dei migranti e quello che le persone vedono, ascoltano, siamo noi. Appunto siamo noi che parliamo dei migranti. E i migranti dove sono? Nell'inquadratura ci sono io, con il microfono in mano, che racconto. No, questo è appunto uno dei rischi che secondo me si corrono, del parlarsi addosso. È molto dell'autoreferenzialità, insomma, chiamatela come volete, sicuramente faccio un esempio, no? Qui non è esattamente una narrazione, però ne parlavamo anche ieri pomeriggio, mi pare. Quando tu hai scritto un pezzo che riguardava il terremoto, no? Che introduceva questo concetto, non tuo, ma insomma comunque elaborato insieme ad altre persone, della strategia dell'abbandono, no? Rispetto alle zone interne del paese, quello lì era un pezzo che si parlava del terremoto, ma automaticamente lo ha letto mia sorella, che abita in un paesino dell'Appennino bolognese dove non c'è stato il terremoto, dove però quella dinamica che tu descrivevi legata al terremoto è messa, diciamo, in evidenza dal terremoto, era tale quale. Quindi lei ha letto il pezzo sicuramente perché le interessava avere informazioni sul terremoto, ma poi ne ha tratto qualcosa che andava al di là dei terremotati che si autoraccontano, o comunque della narrazione sul terremoto, perché diventava qualcosa che era applicabile anche nel suo territorio. Lei diceva: sì, anche qui ci tolgono l'ufficio postale, hanno chiuso la scuola, oppure la scuola è allo sbando, è un disastro. Se confronti la scuola le scuole medie di queste zone con le scuole della città, non c'è un confronto, e quindi i ragazzini poi non imparano niente, cioè trasferiva tutta una serie di elementi nel suo contesto, perché questo la storia glielo permetteva. Se fosse stato più stretta, diciamo, no, sulla che cosa abbiamo fatto in quella situazione XY legata al terremoto, probabilmente questo passaggio non sarebbe stato possibile, no? Perché avrebbe parlato di una situazione specifica ed esclusiva. Ora, rispetto alla questione del target, sì, noi abbiamo cercato di scrivere un libro per bambini con la precisa idea che non c'è una questione che non si possa raccontare ai bambini. Tutto sta chiaramente nel come la racconti e tutto sta nel quanto sei disponibile poi a beccarti le loro domande. Cioè, sostanzialmente l'idea che quando un adulto dice a un bambino: no, questo non te lo posso raccontare, non è per te, non è adatto, quasi sempre in realtà sta dicendo: questa, se te la racconto, mi inchiodi con una tale quantità di domande che non ne ho voglia, no, mi tiro la zappa sui piedi, non ho tempo. In realtà sta dicendo questo, perché il modo per raccontare anche una vicenda complessa, anche una vicenda articolata a un bambino c'è. Ovviamente ci sono delle scelte da fare. Noi in questo libro, Canta la Mappa, abbiamo provato per esempio a raccontare in una forma accessibile a dei bambini di 8 anni, abbiamo pensato per bambini di 8-11 anni, la tragedia del Vajont. È una storia per bambini? No. Non è a lieto fine, le cose vanno male, come la racconti? Eppure puoi trovare il modo di farlo, no? Intanto di trovare, appunto, devi trovare un protagonista. In questo caso noi abbiamo scelto Tina Merlin, che ci sembrava, no, la giornalista che accusata di essere una Cassandra per aver in qualche modo previsto che sarebbe successo qualcosa di terribile collegato a quella diga.
è in qualche modo poi una storia che contiene un meccanismo di nuovo universale attraverso dei particolari, però un meccanismo universale, un meccanismo per cui la logica del profitto passa sopra al rispetto delle caratteristiche di un territorio, quindi va dritto, va avanti, lì bisogna fare una cosa, abbiamo già iniziato i lavori, eccetera. In alcuni casi abbiamo dovuto fare delle scelte anche difficili, per esempio rispetto al racconto di eventi della resistenza e collegati al periodo fascista. Lì abbiamo avuto una lunga, per fare un esempio, insomma, no, di che cosa vuol dire adattare a un certo pubblico, no? Essere consapevoli del pubblico al quale ti rivolgi. Noi abbiamo avuto una lunga discussione perché, no, notoriamente noi abbiamo partecipato su Twitter e in certi casi anche lanciato sul web in discussioni eccetera l'idea che è necessario chiamare i fascisti col loro nome, no? Che la parola con la F va usata, mentre più delle volte appunto nei media mainstream i fascisti vengono definiti in mille modi diversi, ma no, fascisti. Anche quando ovviamente lo sono, no? In questo caso noi avevamo raccontato, avevamo già scritto prima di affrontare la storia legata appunto al regime fascista, ne avevamo scritta un'altra che era la storia di Dolcino e Margherita. Dolcino e Margherita, lo sapete, no? due eretici dal punto di vista della Chiesa Cattolica che si schierarono dalla parte dei poveri, creando delle comunità in cui c'erano prerequisiti, potremmo chiamarli, di comunismo, insomma, nel senso si mettevano in comune i beni, si decidevano le cose insieme, comunità che diedero molto fastidio, che poi vennero spazzate via dalla reazione vescovile e clericale, con Dolcino che venne con Margherita, la compagna di Dolcino, che venne bruciata davanti agli occhi di Dolcino, e Dolcino poi ammazzato. Anche questa è una storia per bambini? Sì, questa è una storia, non finisce bene, no, non finisce bene. Però in qualche modo è una storia che cercava appunto di raccontare anche una storia universale, per cui diceva che esiste questa malattia, il morbino di Dolcino, il morbo di Dolcino, che appunto essere allergici alle prepotenze, e che Dolcino aveva questa caratteristica, no? E che sì, Dolcino è morto, ma il suo morbo in qualche modo continua fortunatamente a infettare diverse persone. E in quel racconto lì, adesso arriviamo ai fascisti, in quel racconto lì avevamo chiamato l'esercito che andò contro la comunità dolciniana, guidato dal vescovo di Vercelli, il cui nome non ricorda più nessuno, in questo momento non me lo ricordo neanche io, degli Avogadro si chiamava, ed era una delle cose che facevamo notare ai bimbi, no? Di questo cattivo non si ricorda il nome di nessuno, Dolcino invece è un nome che si ricorda. E il suo esercito era l'esercito dei Bieti Neri. C'era venuto così, di chiamarlo in questo modo. Allora, dopo la discussione è stata: ma come li chiamiamo nel racconto ambientato durante la resistenza i fascisti? Li chiamiamo fascisti o li chiamiamo Bieti Neri? Perché sono neri, no? Cioè, in qualche modo segnaliamo il fatto che sono, diciamo, il continuo riemergere nella storia di un modo di affrontare le situazioni, di affrontare soluzioni ai problemi come quelle date da Dolcino, e quindi è una specie di cosa che ritorna, oppure usiamo un termine che poi dobbiamo spiegare meglio? Abbiamo scelto di usare Bieti Neri, però ci abbiamo messo un po', insomma, per decidere questo. Ancora non so se sia stata la scelta più giusta, no? Benito Mussolini lo chiamiamo Mascellone, Hitler lo chiamiamo Baffetto,
poi ci sono i biechi bruni e ci sono i biechi neri, no? I nazisti e i fascisti. In realtà noi abbiamo pensato di nuovo che questo fosse un libro che potevano leggere sì i bambini, ma che molto probabilmente era fatto apposta per suscitare domande, no? Esattamente quelle domande che il genitore vorrebbe evitare quando dice: papà, ma che cosa è successo nella Iota? È una roba troppo difficile, non te la racconto. Noi invece arriviamo noi, gliela raccontiamo, però sicuramente non risponderemo a tutte le domande, quindi il bimbo andrà dal papà a chiedergli: papà, ho letto questa cosa, ma chi era poi allora? Ma davvero l'Enel, ma veramente? Allo stesso modo ci immaginavamo che andasse e dice: ma questo mascellone, esattamente, no, in modo da, diciamo, lasciare anche libertà ai genitori di raccontare, dare l'occasione ai genitori, lasciandoli poi liberi, di raccontare ai loro figli che cosa è stato il fascismo, chi è stato Benito Mussolini, eccetera, no? Quindi, perché questo? Perché sapevamo che probabilmente anche i genitori avrebbero letto il libro, e su questo, diciamo, concludo, perché quando hai chiaro il pubblico a cui ti rivolgi, in realtà più facilmente ti rivolgi a tutti. Cioè, se tu vuoi rivolgerti a tutti, finisci per non rivolgerti a nessuno. Se tu vuoi fare una storia, no, senza avere un'idea di a chi la vuoi raccontare, no, di chi è il tuo referente, no, quello con cui parli, poi una storia è una comunicazione, c'è un emettente, c'è un ricevente. Don Milani, in lettera a una professoressa, lo dice chiaramente, no? Per fare scrittura collettiva servono due ingredienti: devi avere qualcosa da dire e volerlo dire insieme, altrimenti devi avere qualcuno a cui dirlo, e queste due cose devono essere chiare. Ti deve essere chiaro che appunto vuoi dire quella cosa lì e che la vuoi dire insieme, non la potresti dire da solo, e che la vuoi dire a quel tizio. Tant'è che appunto loro si vogliono mettere a una professoressa, cioè scelgono chi è il destinatario. Quando ti rivolgi a un referente specifico, molto spesso invece riesci a rivolgerti a tutti. Quando ti vuoi rivolgerti a tutti, non ti rivolge a nessuno. E effettivamente è successo. Il libro Canta la Mappa è pensato per i bambini di 8 anni, però se lo sono letti un sacco di adulti, se lo sono letti i bambini più grandi, e questo, insomma, probabilmente è proprio perché abbiamo riflettuto su a chi rivolgerci, e in questo modo poi abbiamo finito per rivolgerci a tutti. No, non lo so se arriva. Vabbè, io intanto già adesso ringrazio Giovanni veramente. Ti lascio la parola per domande magari brevi, diciamo, comunque le risposte saranno brevi, ma questo sarà impossibile. No, ma si è via. E quindi ecco, microfono aperto, lascio. Sì, ovviamente. Chi ha fatto il laboratorio e vuole ulteriormente approfondire, sia per chi è arrivato stasera. Chi ha fatto il laboratorio ne ha fin qua. Ho detto una serie di cose, non so se, cioè, mi piacerebbe capire se vi ci ritrovate, se effettivamente alcune delle difficoltà che ho elencato pensate che ci siano oppure no, perché io appunto in realtà. Anche perché, vabbè, in teoria stasera dovrebbe essere, nella nostra idea, il primo momento in cui, cioè, affrontare questa discussione su immaginario, eccetera, perché ovviamente è una roba che non si capisce né in due giorni di laboratorio né in due ore di incontro domenicale. Bisogna prendersi il tempo, esatto, quindi stasera ce ne siamo presi un po', poi c'è un altro po' ce l'abbiamo, quindi approfittate se volete, altrimenti sarà per insomma il prossimo tempo che metteremo tutti quanti a disposizione. Io sono solo una precisazione sul tanto, no? Ma parla qua perché stiamo registrando, almeno sempre. Io non mi alzo perché qui sotto c'è una bambina che ha letto Canta la Mappa, che però se no, solo una precisazione sull'ultimo concetto che hai fatto adesso, no? Se decido di scrivere per tutti,
fatti, non dico niente a nessuno, se mi decido di scrivere da dove. Quelli che fanno il bestseller, John Grisham, questi qua, Dan Brown, questi perché scrivono? Cioè, capito? Sì, sì. E perché scrivono? Come fanno a scrivere per tutti in quel modo là? E avere quel tipo di... Qual è secondo te la chiave di lettura dei bestseller, dei libri di cassetta? Io la... Ho sbagliato. No, no, la formula esattamente non la so, ovviamente. Ma due cose che mi vengono in mente sono... Vabbè, intanto se poi davvero il fatto che un libro sia un bestseller significa che ha parlato a tutti, no? Nel senso, magari è stato acquistato da tante persone, però poi quanti l'hanno letto, a quanti è arrivato davvero, già questo insomma complica un po' il quadro. Poi sicuramente per esempio alcuni bestseller, penso a non so, Fabio Volo, vengono scritti avendo in mente non tutti i lettori, ma un tipo di lettore, no, però sicuramente principalmente i lettori deboli, cioè gente che legge uno o due libri all'anno, no? Forse neanche quelli, cioè Fabio Volo li ho sfogliati, devo dire, non li ho letti, però Grisham eccetera, raramente hanno in mente il lettore forte, no? Che in qualche modo, ovviamente, non perché il lettore forte sia migliore o peggiore, no? Ma semplicemente perché il lettore forte che legge molte storie, poi a un certo punto un certo schema narrativo comincia a suonargli come un albero è un albero, cioè una cosa già vista. Se tu glielo ripeti e glielo riproponi, dice vabbè, ma questa è sempre la solita storia, no? Quindi chi invece ha meno letture probabilmente è gli risulta meno indigesta una storia costruita molto con lo stampino. Paradossalmente si rivolgono proprio a chi non legge. Cioè, sì, in certi casi. O ancora sì. Peggio a chi fa il figo, si compra il libro di Grisham, a me se lo porta a casa ma non lo legge. E poi lo usa per metterlo sotto la zampa del tavolo, sì. No, certo, non tutti chiaramente sono così, nel senso ci sono scrittori di bestseller che sicuramente hanno in mente di farsi leggere e vengono letti e vengono apprezzati, però penso che non, comunque anche loro non scrivano per tutti in maniera indiscriminata, ecco, e abbiano, cioè anche noi quando scriviamo i nostri romanzi comunque siccome sono romanzi storici eccetera, no? Ci chiediamo sempre quanta informazione su quel periodo storico devo veicolare attraverso il libro perché no? Che cosa sanno le persone della rivoluzione francese, per dire, no? Quello te lo chiedi, perché soprattutto se tu vuoi raccontare altrimenti, no? Cioè lo scopo del tuo raccontare è raccontare in una maniera diversa rispetto alla narrazione dominante, ma allora ti devi rivolgere a qualcuno che almeno la narrazione dominante la conosce, perché altrimenti la tua operazione di provare a rovesciarla in qualche modo non gli arriva, no? Cioè uno che non ha nemmeno mai sentito parlare di Robespierre o della ghigliottina, insomma difficilmente può apprezzare il modo in cui uno tenta di raccontare la rivoluzione francese in una maniera diversa. Poi chiaramente cerchi di non noi almeno cerchiamo di non restringere eccessivamente, no? questo pubblico al quale ci rivolgiamo, e quindi non è che devi conoscere Vita, morte e miracoli di Saint-Just, no? Anche perché appunto sono comunque, cerchi di fare una vicenda che al di là, nel caso del romanzo storico, al di là della sua collocazione storica, dica qualcosa di nuovo
di universale, di generale, di valido anche oggi e nel presente e di domani, quando appunto l'ambientazione non è quella del 1793, ecco. Un po' di gossip, ma secondo te Dan Brown si riscrive lui i libri? Un po' di gossip, penso che una di noi, sicuramente no? Molti autori di bestseller sono autori collettivi che non ammettono di esserlo, diciamo, o comunque che per motivi di marketing preferiscono mettere un nome in copertina e capitalizzare su quello e non dire che alla base c'è una collaborazione di un certo tipo, a volte anche proprio di stesura, cioè adesso non so nello specifico di Dan Brown, però in alcuni casi è proprio lo scrittore stende un canovaccio del capitolo, una scaletta, e poi il capitolo lo scrive a qualcun altro, poi gli ritorna, lo sistema, e questo io trovo che sia un ottimo modo di scrivere. Basterebbe dirlo, mettere come al cinema, no? Invece non il regista, non è che ho fatto tutto io, ho messo le luci, ho fatto la fotografia, me lo sono anche recitato, cazzo, è tutto mio, no? Al cinema uno dice, ok, le luci l'ha fatte questo, perché in letteratura non si fa? Era questa la domanda. Io ancora non l'ho ben capito, no? Ma cioè, l'ho capito, insomma, è che in letteratura invece sembra che ti devi sempre far riferimento, no? al singolo, allo scrittore, che ha uno status diverso. Il cinema lo sappiamo che è un'impresa collettiva, ci è stato raccontato fin dall'inizio come un'impresa collettiva, no? E invece la letteratura no, che ci è stata raccontata all'inizio essere un'azione singola, dobbiamo rimanere a concepirla in quel modo là, sì, quando invece non è nata come azione singola, soprattutto perché grandi classici della letteratura come la Bibbia, insomma, sono opere collettive. Se l'ha scritto Dio, ha maggior ragione, no? Il collettivo del Padre Eterno, no? Grazie, molto gentile. No, volevo faccio una domanda, un intervento volutamente provocatorio fin dalle sue premesse, cioè che, sì, la sparo dentro la gamba tesa, in questo momento il capitalismo in particolare, già quando parliamo di capitalismo parliamo di una narrazione particolarmente complessa che, insomma, dovremmo iniziare già da questo, comunque in particolare quello tecnologico in questo momento, se vogliamo, soprattutto dal punto di vista della creazione di immaginario, è molto più rivoluzionario di noi, o almeno comunque di quelli che possono essere, insomma, i movimenti in varie forme. Faccio qualche esempio, insomma, cioè, prendiamo l'esempio Ray Kurzweil, che è l'ingegnere capo di Google, no? Che dice che già entro il 2030 l'intelligenza artificiale sarà arrivata a un punto tale per cui riuscirà ad essere implementata perfino nelle reti neurali del nostro cervello, quindi quelli che oggi sono i nostri device che utilizziamo, insomma, col cellulare, l'iPad, quel che è, saremo degli esseri ibridi. Aubrey de Grey, che è un biotecnologo inglese, che è finanziato da milionari russi, americani e così via, promette e dice che già l'uomo che vivrà fino a 1000 anni è già vivo, cioè nel senso sta lavorando contro l'invecchiamento delle cellule su dei processi biotecnologici. Ma Elon Musk, fondatore di PayPal, patron della Tesla, ma soprattutto fondatore di SpaceX, che è questa azienda che ha inventato prima della NASA, azienda privata che inventa, dà la possibilità, insomma, di fare questi razzi che per la prima volta atterrano con un risparmio veramente incredibile, tutto per l'idea di questo nuovo West, praticamente, che sarà Marte. Cioè la Terra ormai è troppo stretta per l'essere umano, noi abbiamo bisogno di Marte. Questi signori poi sono tra i promotori, insieme a il celebre Mark Zuckerberg, di proposte magari diverse, o comunque sono d'accordo, favorevoli sulle proposte di un universal basic income, cioè il reddito di base universale.
che era una proposta, insomma, che noi sappiamo bene, soprattutto durante Genova, una proposta dei movimenti. Poi su questo pure bisognerebbe aprire una parentesi, perché in Italia il modo in cui le forze politiche in questa campagna elettorale, ne è proprio il caso, si sono appropriate di queste parole, della parola reddito, insomma. E comunque questi ovviamente lo propongono dal punto di vista completamente contrario al nostro, cioè loro sanno bene che l'automazione porterà ovviamente a un problema sempre più grande rispetto alla questione della disoccupazione, o comunque un cambiamento talmente grande che c'è bisogno di calmierare in qualche modo le popolazioni, quindi c'è bisogno comunque che ormai questi soldi in qualche modo vengano non redistribuiti ovviamente, ma venga data la possibilità alle persone di vivere. Hanno paura ovviamente della, di una ipotetica rivoluzione che non può essere, che non deve essere, anzi potrebbe anche non essere sicuramente una rivoluzione come la pensiamo noi, ma al contrario. E dico tutto questo perché ovviamente uno potrebbe anche prendere queste parole, questi signori, queste cose come semplicemente dei ciarlatani, insomma, e è una lettura legittima, anche se ovviamente magari non stiamo parlando ovviamente di Vanna Marchi o dell'oroscopo di Paolo Fox, insomma parliamo di Zuckerberg, di questi personaggi qui. Dico solamente però che questo ci pone, abbiamo parlato molto di presente, in qualche modo di come rivediamo il passato, no? Però ci pone appunto nel tempo un altro problema temporale, cioè il futuro, e cioè di come anche noi movimenti, se forse non è venuto il momento, non abbiamo bisogno insomma anche di costruire, se vogliamo ovviamente, uno scenario il più possibile aperto e inclusivo, come dicevi prima rispetto a quello che scriveva Simone sulla strategia dell'abbandono, cioè qualcosa che quindi ovviamente non deve essere fermo, statico, scritto il futuro sarà questo e noi dobbiamo andare a lottare per questa cosa qua, ma comunque creare un qualcosa per cui le persone, anche noi stessi, abbiamo la possibilità di dire ok, stiamo andando verso questa direzione, cioè vogliamo andare verso questo tipo di immaginario, verso questo tipo di società, soprattutto in un momento in cui anche la produzione cinematografica, letteraria, la produzione artistica in generale ormai mi sembra sempre più, no, descrivere questi futuri distopici, apocalittici, in cui, cioè, al massimo, insomma, la cosa che dobbiamo sperare di meglio è la fine del mondo, così finisce tutto, no? Diviamo asteroide, no? E quindi ecco, questa un po' ovviamente non è una domanda, è più una riflessione da fare insieme. Insomma, anche Marx scrive una disamina perfetta, no? A livello economico, politico e sociale, cioè il capitale, ma scrive anche il manifesto, cioè scrive uno spettro, se c'è, però, e immagina qualcosa, un futuro. Oggi sappiamo che quel futuro ovviamente è un futuro forse troppo finalistico, teleologico, quel che vogliamo, no? Questa idea molto meccanicistica, noi dobbiamo evitare questo, però abbiamo bisogno oggi di qualcosa che smuova anche un po', che ci dice ok, c'è una speranza di... Guarda, solo due considerazioni, chiaramente sono molto d'accordo, al punto che adesso noi stiamo scrivendo un romanzo ambientato nell'Unione Sovietica del 1927, il cui protagonista è un personaggio realmente esistito, oltre a esserci chiaramente anche personaggi non reali, insomma. Però è questo personaggio realmente esistito, si chiamava Aleksandr Bogdanov. Era un rivoluzionario, un bolscevico, è stato il numero uno della fazione bolscevica insieme a Lenin per diversi anni, oggi molto poco noto. Lui nel 1908 scrive un romanzo che si intitola Stella Rossa, è praticamente il primo romanzo di fantascienza scritto in russo, e la trama molto brevemente è che c'è un gruppo di marziani che scende sulla Terra per prelevare un essere umano che finisce per essere un operaio russo, per portarlo su Marte, la stella rossa, e mostrare a questo essere umano il socialismo realizzato, perché su Marte c'è una società socialista. Siamo prima di Barbaldi, no? Prima di fascisti su Marte, no? Dopo chiaramente il fascismo andrà a reprimere, cercherà di reprimere, insomma, quel pianeta rosso, bolscevico e traditore. Però ecco, perché? Lo portano su Marte perché i marziani hanno capito che gli esseri umani non faranno la rivoluzione, appena fallita quella del 1905 in Russia, non faranno la rivoluzione se non vedono cosa potrebbe essere
il socialismo, no? Quindi se non hanno un racconto del futuro. E i marziani hanno bisogno che gli esseri umani facciano il socialismo perché Marte non gli basta più. Hanno il problema che abbiamo adesso noi pensando a Marte, no? Loro Marte non gli basta più e quindi vogliono trovare altri pianeti socialisti con i quali mettersi d'accordo per fare l'interplanetarismo, perché cioè il socialismo in un pianeta solo non si può fare, no? Bisogna fare un socialismo cosmico e quindi cosmo rosso. Però ecco, per dire che no, già una persona che tra l'altro appunto un autore che era molto attento proprio alla questione dell'immaginario, al fatto che non bisognasse dare per scontato che se io cambio la struttura, cioè i rapporti di produzione, la proprietà delle fabbriche eccetera, cambierà automaticamente anche l'immaginario, cioè nel momento in cui la classe operaia non sarà più sfruttata e avrà il potere, racconterà anche le cose automaticamente in un modo nuovo. Bogdanov diceva no, questo immaginario ce lo dobbiamo costruire, altrimenti rischiamo di cambiare la proprietà dei mezzi di produzione, rischiamo di dare le fabbriche in mano agli operai, ma poi non cambiano veramente fino in fondo le cose, perché non è cambiata la cultura, la mentalità, l'immaginario. E non a caso scrive una cosa che allude al bisogno di raccontare il futuro. Penso che sia importante, ovviamente, per raccontarlo bisogna anche qui fare una narrazione coerente, mettersi d'accordo su alcune questioni, no? Avere una visione chiara, per esempio appunto dell'automazione, che cosa ne pensiamo? Sarà una cosa liberante, sarà una cosa che invece assoggetterà, pensiamo che il lavoro sia una cosa da difendere ad ogni costo perché fa parte dell'identità degli individui, oppure invece pensiamo che liberi dal lavoro sia ancora uno slogan importante, no? da sostenere. Per raccontare il futuro, ancora più che per e farlo in maniera coerente, in modo che non sia una volta appunto racconto un pezzo, una volta un altro, bisogna chiaramente chiarirsi le idee. Però è estremamente importante perché, come scrivono due autori, uno è Benazaliag, Miguel Benazaliag, l'altro è come si chiama? Sono il coautore, scusate, comunque è un libro intitolato L'epoca delle passioni tristi. Loro da psicanalisti spiegano come non sia possibile educare, cioè quindi cambiare l'individuo fondamentalmente, no? Cioè permettergli di svilupparsi, permettergli di crescere con le minacce. E quindi nel momento in cui il futuro non è più una promessa, qualcosa in cui avere fiducia, un'idea di qualcosa realizzabile, ma è una minaccia, non funziona più il meccanismo educativo. L'esempio che loro fanno, no, l'esempio che io faccio, mi sa che non è loro, ma che di solito faccio io, è dici a tuo figlio impara l'inglese perché altrimenti non troverai lavoro, no? Oppure studia questa cosa perché altrimenti non troverai lavoro. Questo è un tentativo di educare attraverso una minaccia, no? Non di dire studia l'inglese perché questo ti permetterà di aprirti, di parlare con più persone, di leggere più cose, di non limitarti a quello che ti dicono i giornali italiani quando ti raccontano una stronzata, potrai leggerti tanta altra stampa differente, eccetera. Questo è appunto educare con un'idea di futuro. Invece con la minaccia, qual è il risultato che ottieni educando, cercando di educare con la minaccia, ma non è possibile? Che quella cosa, quello studio, quell'apprendimento, quel cambiamento viene indossato come se fosse un'armatura. Cioè io l'inglese non lo uso più come qualcosa che voglio che diventi parte di me, perché voglio diventare una persona di quel tipo lì, una persona aperta, che parla col mondo, che legge le cose, eccetera. No, lo indosso come un'armatura. Il futuro è minaccioso, se non ho questa armatura le beccherò secche, no? Il problema è che l'armatura, così come te la sei messa, te la togli.
non fa parte di te, non è la pelle, non sono i tuoi organi, no? Diventa qualcosa che nel momento in cui sei minacciato ti metti, nel momento in cui non ti serve più te la togli, e quindi qualunque elemento poi educativo diventa così, e di conseguenza non c'è nessun cambiamento. Quindi sulla necessità di immaginare il futuro sono perfettamente d'accordo, però di nuovo è anche qui la narrazione, penso ci possa venire in soccorso, insomma, no? Per desiderare un mondo nuovo bisogna prima di tutto, come diceva Bogdanov, raccontarselo, inventarsi come potrebbe essere, provare a immaginarlo, quindi usare la narrazione per farsene un'idea e per conoscerlo, di nuovo la narrazione come strumento conoscitivo. Nel momento in cui provi a raccontare che futuro ti piacerebbe, cominci anche a capirlo meglio che futuro ti piacerebbe. Se non ci provi nemmeno, se non ci provi, è anche il presente, cioè che cosa cambiare del presente per arrivare a quel futuro là. E se non ci provi nemmeno, aiuta anche a capire meglio, appunto, dicevo prima, cioè il nemico, nel senso a individuare meglio, certo, che è l'ombra, l'antagonista. Certo, di nuovo la risposta al fatto che l'antagonista racconta non è la sottrazione, che non è il siccome il capitalismo oggi ci ordina di raccontare, qualche modo ti dice raccontaci di come usi il nostro prodotto, vieni sul nostro sito a raccontarci no, addirittura di delle tue battaglie quotidiane, l'Enel ti chiede di raccontarti di in che senso sei un guerriero, no? Che cazzo sei, il mio psicanalista, devi vendere la corrente elettrica, dovrò raccontare a te quali sono le mie battaglie quotidiane, perché no? Allora ti vengo a raccontare delle mie battaglie quotidiane con la bolletta dell'Enel, cazzo, delle due, no? E con la centrale a carbone Enel che mi hai costruito a 200 metri da casa. Però è una continua ingiunzione a raccontare, no? È un tentativo continuo di mettere a valore poi queste narrazioni, di mapparle, di utilizzarle, di trasformarle in indagini di mercato. La tentazione potrebbe essere: allora non partecipo più, no? Allora non racconto. Invece la risposta è raccontare altrimenti, cioè provare comunque a raccontare, ma farlo in un altro modo, trovare mille racconti alternativi, no? Per non farsi imporre quella narrazione, non rinunciare. Allo stesso modo sul futuro, hai ragione, il nemico, il futuro comunque saranno in parte cose effettivamente realizzabili, in parte saranno sole, però lo racconta, lo fa in maniera potente, prende parola per farlo, bisogna scendere in quell'agone narrativo e battagliare. Non so se beh, non vedo altre mani alzate. Vabbè, direi che insomma di carne al fuoco ne abbiamo messa parecchia, sì. Quindi credo se Giovanni o Roberto, qualcuno degli altri, ci rivedremo prossimamente con il grande scontro Bogdanov contro Lenin, che sarà una roba, insomma, credo molto interessante. Quando è pronto il libro? Si può dire? Non lo so. Dovrebbe uscire a ottobre di quest'anno. Ottobre. Bogdanov contro Lenin esce ottobre. Esce ottobre, era un po' giro. Esce ottobre. Comunque, vabbè, veramente grazie a tutti, ritengo che è stato, a proposito del parlarsi addosso, nel senso lo faccio collettivamente noi tutti, cioè chi ha partecipato al laboratorio, ma chi c'era anche stasera, credo che è stato un appuntamento importante, da un certo punto di vista anche coraggioso, perché in realtà immaginare una narrazione sono due robe che siamo sempre per scontate, oppure di cui non si parla mai, invece stasera abbiamo iniziato
abbiamo provato a iniziare a mettere insomma alcuni tasselli anche con elementi non proprio appunto così piatti, ma insomma contraddittori, conflittuali, insomma sia sulla scrittura che sul resto. Quindi abbiamo già delle idee per delle serate dedicate, narrare il futuro. No. Se hai letto terrore nei miei occhi. Assolutamente. No, perché sennò oggi siamo rimasti in qualche modo sul teorico anche, e poi adesso dobbiamo andare a presentazione antologia di questi due giorni. I racconti del laboratorio. Andiamo. Vabbè, detto questo. Chiudiamo sugli appuntamenti serali, veramente grazie a tutti e alla prossima.